Benvenuti alla celebrazione del plenilunio di Virgo da parte di Fraternity. Sapete che le facciamo dal Tempio delle Celebrazioni del Cielo di Fraternity.it, facente parte dell'intergruppo di Sintesi Italia. Bene, veniamo subito all'affermazione di Virgo. Sono la madre e il figlio. Io, Dio, sono materia. È un'affermazione potente che ci dice subito nella simbologia della Vergine che concerne la meta di tutto il processo evolutivo, che è quella di difendere, nutrire ed infine rivelare la realtà spirituale celata. Attraverso l'intero processo di crescita ed evoluzione corre il tema del servizio, e in Vergine quel servizio è potente. Lo sappiamo, il servizio è alla base del processo evolutivo, non solo dell'umanità, ma anche di questo pianeta. Possiamo cooperare coscientemente a tale processo, imparando a vivere maggiormente secondo i dettami dell'anima e meno secondo le richieste della personalità. Ma lo sforzo verso la cooperazione non è a nostro beneficio, e questo dobbiamo comprenderlo bene. Personalmente potremo essere tutti migliori avendo redento le nostre personalità e imparato a vivere, anche se solo un poco, come anime in manifestazione. Ma lo scopo essenziale è che grazie a queste espansioni e alla crescita della coscienza potremo essere di maggior servizio per l'umanità. L'umanità nel suo insieme. Questo è lo scopo di ciascuno di noi. Servire l'umanità. Il servizio non è una questione di attività pianificata e forzata, non è necessariamente una partecipazione ad azioni meritevoli, sebbene anche queste siano necessarie. Ma se si è capaci di riflettere l'energia dell'anima, cioè se siamo in grado di irradiare quell'energia animica che è energia di volontà di bene, se siamo capaci di irradiarla, ebbene, allora tutto si trasforma e ogni aspetto della vita quotidiana assume un'altra forma. Questo non cambia solo l'ambiente, ma agisce da agente di trasmutazione nel cuore dell'umanità. Dunque serve anche contribuire alla trasfigurazione di tutta la personalità umana mediante il potere dell'anima. Il servizio nel suo vero senso è un effetto spontaneo del dominio dell'anima, come dicevamo poc'anzi, basato sull'amore. Sì, e amore e servizio sono qualità inseparabili nella vita dell'anima e nel suo sforzo di esprimersi più perfettamente
attraverso la forma della personalità. Dunque, in Vergine, possiamo sviluppare questa manifestazione, che è una manifestazione d'amore, sotto forma di relazione e servizio corretti, cioè portati nella giusta proporzione, che siano il nostro contributo all'amore. Dunque, spero che questo proclama di intento vi sia giunto diretto al cuore, poiché solo così possiamo farlo nostro e solo così potremo esprimerlo in modo vitale e creativo. Passiamo ora al mito che, come sempre, ci accompagna in questa seconda fase della celebrazione. Vediamo Ercole impegnato nell'impossessarsi del cinto di Ippolita. Questa fatica, che si compie nel segno della Vergine, è definita di diverso genere. Per Ercole fu una disfatta, diciamocelo, come lo fu nel segno dell'Ariete. Con la morte di Abderis, la sua personalità, ma in seguito ne uscì vittorioso. In entrambe ebbe a che fare con il suo polo opposto femminile. E questo è interessante. La guerra tra i sessi è di origine antica ed è inerente alla dualità dell'umanità e anche a quella del sistema solare intero. Dunque, questa guerra, che potremmo dire alimenta amore e odio, alimenta armonia e conflitto. E lo sappiamo bene nel rapporto di coppia fra donne e uomini. E dunque in questa fatica dobbiamo vedere come nel mentre Ercole uccide Ippolita, che gli offriva il suo cinto, e poi salva Esione dalle fauci del mostro, ebbene dobbiamo vedere tutto il travaglio tra il conflitto e l'armonia, tra il conflitto e la pace interiore. Dunque, questa azione di morte e poi un'azione d'amore. Vi è sempre la scelta tra il bene e il male, che dipende dallo stadio di evoluzione e dal grado di sensibilità della persona. Troppo a lungo abbiamo incolpato il nostro corpo fisico come radice del male, mentre in realtà è la nostra mente ristretta, la nostra mente concreta, la mente razionale che produce i maggiori disagi. Il nostro duro e piccolo cuore, la causa delle nostre attitudini errate. Dunque, se il cuore è ristretto, la mente funziona solo nel modo razionale. Ma se riusciamo ad espandere il nostro cuore, allora accediamo alla mente astratta, la mente che ci dà la visione intera, la visione
globale e man mano la visione del piano evolutivo. Dunque, l'espansione della mente dipende dall'apertura del cuore. Ricordiamocelo sempre, perché è importante. Un cuore aperto prelude ad una mente che ha visione. Ricordiamocelo sempre. Il corpo è solo un apparato responsivo, soggetto al controllo dell'uomo interiore. Così che peccare significa mancare a qualcosa. E cos'è quel qualcosa a cui manchiamo? Provate a pensarci. A cos'è che manchiamo maggiormente? Manchiamo alla visione dell'anima. Questa è la nostra maggiore manchevolezza. Sì, poiché nel momento in cui allarghiamo la nostra visione, andiamo in profondità e quindi nelle massime altezze, ecco che si apre quella visione stupenda, che è la visione dei reami divini, i reami superiori, i reami della vera realtà. Dunque, poniamoci ora in una meditazione riflessiva. La meditazione che riguarda Virgo, il simbolo della sostanza primordiale che si differenzia per necessità di manifestazione e si differenzia in quello che viene detto il molteplice, cioè la miriade di forme, forme mentali, forme emotive, di emozioni e sentimenti, ma anche le azioni. E dobbiamo essere in grado di mantenere coerenti quelle forme del pensiero con le forme dei sentimenti nate direttamente dal cuore e quindi che precipitino azioni di buona volontà, se non addirittura volontà di bene. Dobbiamo farcelo come proponimento, un giuramento nel cuore di riuscire a costruire azioni di volontà di bene che manifestino la buona volontà, poiché dentro di noi c'è sempre un cuore ardente pronto a rispondere ai dettami dell'anima. E allora questa Virgo, questa materia primordiale, la madre cosmica che nutre e cela, con il suo aspetto più denso, cela la luce del Figlio. Il Figlio, la coscienza, il Cristo bimbo che noi siamo e che deve crescere nella sostanza della madre, forte, potente, con la visione del futuro. E quel futuro riguarda tutti noi, riguarda l'umanità intera. Ed ora, nell'era di Aquarius, quel futuro deve divenire glorioso per tutta l'umanità e lo diverrà, poiché in Aquarius ora siamo agli albori di questa era, vi è il seme
dell'espansione umana. Vi è il seme dell'età dell'oro. Vi è quel seme che precipita la luce, la conoscenza superiore entro quella piccola luce che si sta risvegliando, che è la coscienza dell'umanità. E allora noi, quel Cristo bambino, sentiamo dentro il nostro cuore espandersi quella luce, è la luce della nostra anima, piccola scintilla di luce purissima, è la luce della monade, che è la vera realtà, identità focalizzata di spirito, quello che noi realmente siamo. Ed ora, sapendo che siamo quella luce, accompagnati da Virgo, apriamo la porta per dare spazio a quella luce che si cela nel nostro cuore. Portiamo lo sguardo nel profondo del nostro cuore, facciamoci piccoli piccoli per entrarci dentro, cerchiamo quel punto di luce che ci collega all'amore del Cristo e affermiamo la nostra eredità divina. Realizziamo che siamo innanzitutto una monade che si serve dell'anima per giungere alla personalità. Quindi identifichiamoci con essa per poterci identificare con tutte le monadi che sono i nostri fratelli. E attraverso di essa all'anima intera, all'anima una dell'umanità. Ebbene, finisce qui questa celebrazione. Cerchiamo di portare questa luce di Virgo della materia redenta entro i nostri cuori. E come sempre terminiamo recitando la grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Oh, oh. A ben ritrovarci nel prossimo plenilunio di Libra.